seria e importante, nel tempo abbiamo dovuto riprendere. Questa discussione nasce in primis dalla visione che si deve avere per questa Unione. L'Unione di fatto è stata creata per fornire servizi alla cittadinanza, per riunire, diciamo, la forza di alcuni comuni che magari all'epoca, era lontano 2003, non avevano la forza per gestire di fatto tutti i servizi. A questo punto si chiede alle amministrazioni di capire quale sarà la visione per il futuro, e in tutto questo non dobbiamo scordarci quello che è il ruolo dei dipendenti che restano in capo, diciamo, all'Unione Pian del Bruscolo. Quindi ecco, la domanda che si rivolge in questo momento è quello di dare una prospettiva sia all'Unione in quanto tale che a quello che sono i, diciamo, tutti i dipendenti che restano in capo all'Unione Pian del Bruscolo. Doveva diventare e poteva essere la più grande e importante Unione delle Marche, nel tempo è diventata una roba un po' diversa, perché ci sono stati fuggi e rifugi da tutte le parti e sono rimasti senza personale, senza servizi, senza un'idea di progetto, quindi non so cosa possono rispondere alle esigenze della gente. Io quello che non posso accettare rispetto a una legittima decisione del Comune di Pesaro di riprendersi i servizi che ci sta, non me la vendete però che sia come un rilancio dell'Unione Pian del Bruscolo, perché così non è. Per rilanciare un'azienda, un ente, si rafforzano i servizi, si mette personale e si risponde alle esigenze veramente dei cittadini. Ci aspettiamo delle risposte. La politica, è chiaro, dovrebbe prendere delle decisioni, perché tenere una cattedrale, come l'abbiamo chiamata, così non serve a nessuno. Poteva e doveva diventare un'altra cosa. Oggi la politica deve rispondere anche alla gente, soprattutto alla gente, su cosa vuole fare. Questo è importante, perché poi il resto passa in secondo piano, perché se tu mi devi costruire un'unione che funziona, siamo tutti d'accordo, lo eravamo anche a suo tempo. Adesso è un'altra roba. La problematica che sorge sono le incertezze che si sono create a seguito appunto di scelte o non scelte da parte della parte politica relativamente all'Unione Pian del Bruscolo, e quindi questo ha generato nei lavoratori, tra il rientro delle funzioni di polizia locale e dei sistemi informativi dall'Unione al Comune di Pesaro, tra le mancate assunzioni che sono state fatte all'Unione Pian del Bruscolo e le mobilità che il personale ha fatto dall'Unione, quindi lo svuotamento delle funzioni principalmente amministrative del personale, e questo ha creato le incertezze nella polizia locale e anche nel poco personale che è rimasto, ad oggi un unico dipendente a tempo indeterminato e pieno tra gli amministrativi.